mai mi offendo con qualcuno io, è solo che tu mi hai dato un dispiacere, non lo capisco. Mi rispondo a te come da un amico col cuore pieno di felicità. Ma se c'è, cosa c'è di tanto importante? Per la mia dignità, io prendo molti. Ma se ti giuro, per quanto ti guardo mi sembra impossibile che tu prendi moglie. Sai, anch'io avevo pensato di sposarmi un giorno, ma siccome sei tu che prendi moglie, ora beh, sii felice, fratello, sii felice. Io sono entusiasta che tu prendi moglie, davvero, ma dopo, di che cosa vivrai? Voglio dire, riuscirai ad arrivare alla fine del mese? Tu non puoi contare sempre sugli extra, non è come 300 rubli di stipendio dove ogni rublo è un amico fedele, è tutto un tratto in un stato che ci potrebbe stancarsi di te, potrebbe prendere un altro. Tutto a un tratto tutte le sue attività potrebbero anche cessare e tutto a un tratto Julian Mastakovich potrebbe non esistere più. Tutto a un tratto il soffitto potrebbe crollarci in testa. Vabbè, non dico niente allora, eh. A proposito, Vassia, tu hai finito di copiare per lui quelle carte? Adesso mi ci metto subito, infatti. Ho ancora 2 giorni di tempo, ma perché tu ti inquieti sempre per me? E se poi non riuscissi? Aspettami, accanto, io devo ancora spazzolarmi il frac. Ma sbrigati, va, se andiamo a festeggiare il Capodanno.